Buonasera, è un piacere per Saronno Servizi Sportivi e Dilettantistica ospitare questa sera la Web TV di Piero da Saronno. Dirò due parole perché è importante riprendere chi fa attività e far vedere la nostra bella struttura, dicendo che sono 7 anni che siamo attivi in questo settore, quindi oltre alle attività della piscina abbiamo anche il pattinaggio sul ghiaccio che facciamo nel periodo invernale dal 16 di novembre al 2 di marzo. Siamo attivi da 7 anni, facciamo dei corsi collettivi e lezioni individuali. I corsi collettivi sono strutturati su diversi livelli, dagli starter, chi è all'inizio, a quelli che sono già capaci di pattinare a un certo livello, quindi corsi avanzati e corsi intermedi. La struttura quest'anno è stata potenziata, nel senso che dopo il crollo sfortunato dell'anno scorso abbiamo una nuova tendostruttura, abbiamo un nuovo impianto di illuminazione, nuova moquette e abbiamo soprattutto revisionato integralmente il chiller e l'impianto del ghiaccio, che è riuscito a fare il ghiaccio in soli 3 giorni nonostante il caldo che c'era fino a una ventina di giorni fa. La qualità del ghiaccio è assicurata oltre che dal chiller, dalla nostra macchina leviga ghiaccio e dagli interventi che vengono fatti 3 volte al giorno dai nostri manutentori. Direi che ho detto un po' tutto, no? L'ultima cosa che mi viene in mente è che siamo l'unica struttura coperta in provincia di Varese, a parte il palaghiaccio di Varese, e quindi tutti sono invitati a venire. Abbiamo prezzi estremamente modici e tengono conto del fatto che si pattini con i pattini noleggiati o con i pattini propri, che sia il pattinaggio libero fatto durante la settimana o nei weekend, e ci sono sconti per gruppi familiari, per i bambini e per gli anziani, se mi ricordo bene, over 60, che sono invitati pertanto a venire a pattinare anche loro. Direi che ho detto tutto, lascio la parola a Stefano Borghi per quanto concerne dettagli su orari dei corsi e pattinaggio libero. Grazie Stefano. Ok, buonasera a tutti, come ha detto il nostro presidente dottor Franco Casali, io adesso cercherò di ampliare un pochino quelle che sono le nostre quella che è la nostra struttura e soprattutto quelli che sono i nostri corsi, perché è giusto ricordarvi che negli ultimi anni abbiamo sempre avuto comunque un buonissimo riscontro da parte dei saronnesi e non per quella che riguarda un'attività che comunque a Saronno, è giusto ricordarlo, è unica. Voglio comunque invitare tutti i saronnesi e non a venire nella nostra struttura, che è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì per quanto riguarda i corsi. Considerate che sono corsi che vanno per bambini da 5 anni a 18 anni e anche dei corsi per adulti. Vengono fatti il lunedì dalle 5 alle 7, il mercoledì e il venerdì e anche il sabato mattina. Oltretutto organizziamo anche feste di compleanno che possono essere fatte il martedì e il giovedì sera, e ovviamente siamo anche a disposizione per qualsiasi altra società o meno che voglia organizzare compleanni o serate o eventi. Quindi siamo aperti a qualsiasi soluzione. Ovviamente il sabato e la domenica sono quasi totalmente disponibili per tutti i pattinatori che vogliono venire a fare pattinaggio libero. Quindi noi la domenica siamo aperti la mattina dalle 10 alle 13 per i pattinatori esperti, se così vogliamo chiamarli, dalle 3 del pomeriggio alle 7 siamo operativi per tutti quelli che sono i pattinatori che vogliono venire a divertirsi, gruppi, famiglie, compagnie, e la stessa cosa vale per la domenica pomeriggio. Abbiamo in previsione anche nelle vacanze di Natale, che andranno dal 24 al 7 di gennaio, di fare delle aperture straordinarie serali fino alle ore 23. Quindi direi che ho detto a tutti, vi aspetto numerosi, vi aspettiamo numerosi. Ripasso la parola al Presidente, che penso debba completare e fare qualche considerazione. Grazie. Grazie Stefano, sei stato molto puntuale nell'esposizione. Volevo integrare quello che ho detto prima con qualcosa. Allora, uno molto banale ma importante per le nonne e per le mamme che non pattinano ma assistono, e anche per i papà: abbiamo una casetta riscaldata, quindi se uno deve stare qua un'ora, 2 ore, col freddo che fa già d'inverno, col freddo portato dal ghiaccio, è molto simpatico avere un posto dove sedersi e stare al caldo. L'altra cosa, l'anno scorso
è stato un successo avere tutti questi corsi che abbiamo mantenuto con la qualità e l'organizzazione che contraddistingue tutte le attività che facciamo, e abbiamo avuto il piacere di avere la bellezza dell'incremento di presenza ai corsi del 17,5%, soprattutto da parte di bambini e ragazzi, e ben 59 cittadine oltre a Saronno, del Saronnese, più o meno vicine, anche lontane, perché è venuta gente anche da Cantù, da Legnano, da Garbagnate, e quindi è veramente un piacere ospitare chi è appassionato di pattinaggio. Lo ripeto, è l'unica struttura, a parte il palaghiaccio di Varese, coperta in provincia di Varese. Quest'anno abbiamo anche una novità veramente importante e simpatica, non solo per il nostro pattinaggio, ma direi per Saronno e Saronnese in generale. Insieme all'ufficio commercio del comune, ad Ascom e Saronno Servizi, il gruppo Saronno Servizi e Saronno Servizi Sportiva, ha organizzato quest'anno un trenino di Natale. Si chiama Natale Express on Ice, è un simpatico treno con due carrozze che farà servizio gratuito dal 7 di dicembre al 24 dicembre, cioè la vigilia di Natale, dalla stazione di Saronno, passerà per il centro fermandosi in Piazza Libertà, girerà poi verso l'ospedale fermandosi in Piazza Borella, farà la via Marconi e si fermerà esattamente davanti alla piscina per portare i bambini a pattinare. Lo scopo di questo trenino, o meglio gli scopi di avere organizzato questo trenino natalizio, sono molteplici. Il primo, direi, è fondamentale, è cercare di ridurre la congestione del traffico, che nel periodo di Natale è particolarmente elevata, e ridurre anche lo stress, non solo da traffico ma da ricerca del parcheggio. Quindi la seconda cosa, ugualmente importante, è invitare la cittadinanza, ma soprattutto chi sta attorno a Saronno ed è servito da Ferrovie Nord, da Trenord, a utilizzare il treno, e facciamo un collegamento non solo ideale ma anche quasi fisico tra il treno di ferro e il treno di gomma. Il trenino, come ho detto prima, si fermerà in Piazza Libertà e in Piazza Borella vicino all'ospedale, e lo scopo è anche di far affluire dal parcheggio coperto di via Milano e dal parcheggio di Piazzale Saragat chi è venuto in macchina, lascia lì la macchina in un posto, uno coperto, l'altro comunque ampio e vicino al centro, viene in centro, sale sul trenino se vuol farsi un giro, oppure, e questo è lo scopo che riguarda Saronno Servizi Sportivi Dilettantistica, siccome ci sarà un del nostro personale a bordo che potrà fare i biglietti, i genitori che sono arrivati col treno o con la macchina dai piazzali lasciano i bambini sul trenino, che vengono qua a pattinare, e loro possono farsi un giro tranquillo per guardare le vetrine e magari fare anche gli acquisti natalizi. Quindi abbiamo messo assieme un concetto di ecologia, di attività sportiva, di piacevolezza della vita e una nota di diversità e novità a Saronno, perché questo trenino è sicuramente più simpatico di vedere le solite automobili congestionate nel traffico. Direi che ho detto tutto, vi aspettiamo numerosi e grazie per averci ospitato alla Web TV Piero da Saronno, e a voi per intervenire in questa struttura pubblica. Grazie e buona serata.